Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. A proposito del mercato, va ricordato come Zaniolo è ormai praticamente un giocatore dell'Atalanta, Atalanta che è riuscita a battere la concorrenza della Fiorentina, e Zaniolo ha sostenuto le visite mediche questa mattina a Milano per il club bergamasco. Zaniolo cercherà di rilanciarsi alla corte di Gasperini, Gasperini che è riuscito l'anno scorso a rivitalizzare un giocatore come De Ketelaere, e proverà a fare lo stesso proprio con Zaniolo. Detto di Zaniolo, oggi è stato anche il giorno della presentazione dei calendari della Serie A, c'era grande attesa per conoscere le prime avversarie delle big, e allora a questo proposito, alla prima giornata, l'Inter il 17 di agosto se la vedrà con il Genoa in trasferta, poi ci saranno le partite del Milan contro il Torino e la Juventus invece se la vedrà contro il Como. Questo per citare alcune delle partite più importanti delle big alla prima giornata. Adesso sentiamo, a margine della presentazione del calendario della Serie A, Christian Vieri, che ha parlato di vari argomenti, naturalmente anche dell'inizio del prossimo campionato. Eccolo, Vieri. Ora vanno tutti in vacanza, giustamente, si riposano, poi inizieranno i ritiri, lì c'è da macinare, c'è da fare chilometri e chilometri, e si prepareranno al meglio, dai, per un grande campionato, una grande stagione, tutti quanti, non solo quelli della nazionale, tutti quanti faranno una buona preparazione, no, per fare un buon anno, perché comunque, come avete visto, ci sono un sacco di partite. Ogni tre giorni si gioca, c'è Champions, Europa League, Conference, Coppa Italia, campionato, nazionale, quindi bisogna prepararsi al meglio. Pensi che l'Inter si concentrerà ancora sul campionato o punterà la Champions questa volta? Per me l'Inter deve puntare a vincere tutto, ma secondo me anche l'anno scorso hanno fatto così, sono usciti contro l'Atletico Madrid, che comunque è riuscito anche ad andare in vantaggio, no? In casa ha vinto là. Sono adesso sull'1-0 con un gol di Di Marco, quindi per me l'Inter, perché poi che succede? Se tu pensi al campionato e basta, se non vinci il campionato che fai? Quindi l'Inter, come le grandissime squadre, devono pensare a vincere tutte le partite, poi fai i conti alla fine dell'anno, no? Qual è l'anti-Inter secondo te? Secondo me il Napoli, con Conte, secondo me De Laurenti ha fatto un grande acquisto prendendo Antonio, e comunque c'ha una partita alla settimana, quindi poveri giocatori, tutta la settimana. Dice, come si può tutta aiutare? La settimana con Conte, però secondo me Napoli tornerà alla grande, farà un grande campionato, perché Conte è uno dei migliori al mondo, e come ho detto, avere una partita alla settimana e tutto il tempo per prepararti al meglio, quindi farà un grande campionato. Poi c'è sempre la Juventus, Milan, insomma, sempre le solite squadre, dai, ora tutti stanno aspettando il colpo del Milan, no? Il colpo del centravanti, quindi vediamo chi vanno a prendere. Comunque anche il Milan lotterà per lo scudetto. Lukaku Osimhen del Napoli di Monto. Ora c'è Osimhen, quindi devono vendere Osimhen e poi devono andare a comprare Lukaku, quindi non so, sanno loro come fare, no? Comunque mettiamo Osimhen, va via, e ti tiene Osimhen, che comunque è uno dei più forti al mondo, quindi il Napoli comunque mi sa bene. Vediamo che succede. Dai. Come si può aiutare l'Italia di Spalletti? Insomma, la figura. Questa domanda da mettermi nei casini. Io domani vado in vacanza e non voglio casini con nessuno, quindi buone vacanze a tutti, me ne vado. Ciao. Della nostra nazionale e della clamorosa eliminazione degli azzurri agli europei contro la Svizzera abbiamo parlato con Giuseppe Dossena, che è intervenuto al trofeo Fair Play Menarini, che ogni anno va in scena a Firenze. Giuseppe Dossena era tra i premiati e sulla squadra allenata da Luciano Spalletti ha avuto modo di dire la sua. Sentiamolo. Questo è un momento particolare del nostro movimento. Ci vogliono idee, ci vuole lungimiranza, ci vuole responsabilità e anche decisioni importanti. Le cose da fare si sanno, sono lì, non c'è bisogno di scomodare nessuno e non correre dietro a preconcetti. Ci vogliono anche giocatori italiani nei settori giovanili. Però io faccio una provocazione, sì. I club sono arrivati al vertice europeo con gli stranieri, e quindi dove sta la verità? No, ovviamente si possono portare degli accorgimenti. Se un ambiente di lavoro, se un'azienda ha bisogno di personale qualificato, lo cerca. Basterebbe, secondo me, portare in Italia gente che ha un curriculum qualificato, 20 partite in nazionale, non so, si possono qualificare, perché
questo è quello che può darsi manchi, però i club sono arrivati lì e c'erano gli stranieri. Che cosa pensa della figura di Spalletti, del suo lavoro soprattutto? Spalletti è un allenatore con un pedigree importante, ha fatto degli errori secondo me anche sul piano tecnico, mi meraviglio e non so come mai lo abbia fatto, ha delle attenuanti ovviamente, infortuni, qualità non eccelsa, però quando lui è stato chiamato ad usare il suo know-how qualche errore l'ha fatto, ma gli errori si fanno indubbiamente. Però non riesco a raggiungere il principio per cui lui è arrivato a quelle decisioni. Deve calarsi ancora nel ruolo di CT? No, basta, ma che non c'entra. Una delle critiche che è stata fatta alla nazionale, intesa come squadra, è stata la mancanza probabilmente di grinta, che magari, insomma, soprattutto contro la Svizzera. Guarda, se il cervello possiamo considerare un muscolo, quello è il primo organo che si affatica. E quindi qualcosa deve essere successo, perché c'è tutta una serie di immagini, se uno ha voglia di andarle a vedere riesce a capire forse la confusione da dove è partita, però prima di tutto il cervello. Però c'è un italiano che è arrivato ai quarti, che è Vincenzo Montella con la Turchia. Sì, ma l'allenatore accompagna la squadra un minuto prima di entrare in campo. L'allenatore deve lavorare affinché oltre quel metro vada in campo la squadra migliore, i giocatori nelle condizioni migliori e nella situazione migliore possibile. Secondo lei è giusto andare avanti con Gravina, con Spalletti e oggi con Buffon, che ha confermato l'impegno come capo delegazione? Sì, non abbiamo tempo per cambiare, però bisogna cambiare qualcosa. Chiacchiere ne abbiamo sentite molte negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma non solo in questo europeo. Se si vogliono cambiare le cose si cambiano, però se non si vogliono fare assisteremo a partite e a situazioni come queste. Ognuno ha delle responsabilità ovviamente, non sta solo in quello che è stato fatto da Spalletti, in quello che fa la presidenza o quello che fa la FIGC, però siamo lì continuamente a parlare delle stesse cose. Credo che la gente si sia stufata di sentire sempre le stesse cose. L'attesa del mercato sarà sempre... Come si riparte con questa stagione, con gli stessi uomini ai quali bisognerà parlare, con i quali bisognerà confrontarsi, con i quali bisognerà dire cosa si è fatto, cercando che questi non si rivedano nelle dichiarazioni fatte nel post partita o nel dopo europeo. In attesa del mercato sarà sempre l'Inter la squadra da battere? Penso di sì, penso sì. Il Napoli con Conte quanto si avvicinerà? Beh, ovviamente il Napoli ha fatto un salto di qualità, sul piano della determinazione, sul piano delle motivazioni questo sì, e quindi loro hanno fatto veramente un salto di qualità secondo me, è importante. Senta, visto che siamo a Firenze le posso chiedere un commento su Palladino, un nuovo allenatore Viola? È un tecnico molto giovane che ha mostrato delle qualità, però come sempre dico gli allenatori così come i giocatori giorno per giorno vanno misurati, non basta più quello che hai fatto 2 mesi fa. Ogni giorno devi dimostrare, devi essere presente e devi verificare quotidianamente il tuo lavoro, quello degli altri. Il mestiere dell'allenatore è difficilissimo adesso. Ma no. Con Thiago Motta, come dopo un'annata un po' particolare? Uguale. Thiago Motta ha mostrato grandissime qualità, ma adesso va alla Juventus, i giocatori, le maglie della Juve pesano. Quando ti alzi al mattino sei un giocatore della Juventus, devi metterti quella maglia, devi entrare in uno spogliatoio importante. Insomma, sono tante verifiche da fare, tante cose da controllare, quindi... Però sul piano tecnico ovviamente gli allenatori sono tutti bravi ormai. Anche Vanoli al Torino da ex Granata, che dice? Sì, ma gli allenatori non vanno lasciati soli, oggi l'allenatore ha bisogno, deve confrontarsi, deve continuamente modificare se stesso, deve avere dei rapporti, è un lavoro mostruoso e se la società non protegge l'allenatore può essere bravo quanto vuoi ma... farà fatica. La sensazione è che gli allenatori è sempre stato così, ma oggi più che mai hanno sempre meno tempo per fare e dimostrare. Ma non lo devono chiedere, perché non c'è, è inutile che pensino di volere tempo o di chiedere tempo. Sono preparati, hanno strumenti, punto. Devono ridurre al minimo il pensiero oltre il terreno di gioco e oltre lo spogliatoio. Fare in questo devono avere la società alle spalle, però il tempo ormai è quello che è. Giustamente avranno il tempo che in questo momento viene richiesto. Grazie. Si parla di Ken a Firenze, che cosa ne pensa di questo giocatore? Un buon giocatore, come tutti i buoni giocatori che stanno ritardando la propria maturazione, deve entrare nel ruolo, deve capire che questa è una professione ben remunerata e quindi deve dare tutto se stesso e la priorità è il calcio.
poi ognuno può anche vivere la vita che vuole. Il giocatore ha immense qualità. Speriamo che, ripeto, dia priorità a questa professione. Presente a questo evento anche Giancarlo Antognoni, che ha parlato anche della sua favorita per la conquista del titolo del campionato europeo. Le parole di Antognoni. Dice Gianla Menarini, chiaramente ogni anno fa questo evento molto importante per dare questo auspicio di fair play, che poi alla fine il fair play sicuramente è positivo per questo genere, però poi in campo a volte succedono delle cose un po' inconsuete. È normale, perché il ritmo partita, il fatto di vincere a tutti i costi costringe un po' i giocatori a comportarsi in un certo modo, però questo evento credo sia importante proprio per dimostrare che bisogna comportarsi bene, rispettare un po' gli avversari, rispettare la gente, il pubblico, rispettare un po' tutti. E questo è un evento molto molto importante, con giocatori che saranno premiati domani, diciamo a livello internazionale molto molto quotati. Drogba, ho sentito, Eto'o, gli italiani Cannavaro, Dossena. Avevo sentito anche Costa Curta, possibile? Sì, anche Ciro Ferrara. Sì. Ciro Ferrara, allora beh, diciamo quasi tutti. Io sono solo, diciamo, testimonial di questo evento. Spero di dare il mio contributo per il comportamento che uno ha fatto durante la sua carriera. Senti, agli europei, nazionale, italiana esclusa, che cosa ti ha colpito fino a questo momento? Il gioco, visto un gioco molto dinamico, un gioco non bellissimo da vedere di molte squadre, però sicuramente dei miglioramenti sotto l'aspetto fisico più che tecnico, anche perché molte squadre adottano un sistema diverso, dal molto veloci, molto rapidi, e quindi ti creano problemi. Diciamo, il calcio è sempre uguale per me, rimane sempre uguale, però con qualche giocatore importante che sicuramente fa la differenza, soprattutto nelle squadre che sono ancora in lotta per questo europeo. Ecco, io ti volevo chiedere se ti aspettavi la Turchia ai quarti di finale. Montella l'ha presa, l'ha portata agli europei, adesso ai quarti di finale, insomma, incontrerà l'Olanda, però è un ottimo traguardo per l'ex allenatore anche della Fiorentina. Che domanda, Michela, va bene. No, no, faccio i complimenti a Vincenzo, perché ha lavorato bene. Sta lavorando bene con una squadra importante, anche perché insomma noi pensiamo che il campionato turco sia leggero, invece è molto molto sentito, i tifosi soprattutto sono molto caldi, molto calienti. L'abbiamo anche visto durante questo europeo, dove ci sono 30.000-40.000 turchi a vedere ogni partita, vuol dire che insomma c'ha l'apporto sicuramente anche del pubblico, oltre ad avere giocatori quotati, soprattutto quei ragazzini giovani che sono emersi in questo europeo. Senti Giancarlo, tu con Montella hai lavorato in una seconda fase per lui a Firenze non facile. Meritava di tornare a dei palcoscenici importanti, perché insomma ha dimostrato di avere, immagino, delle idee di calcio molto interessanti. Beh, è un allenatore propositivo, un allenatore che si è praticamente, anche quando sta fermo, documentato. Il suo credo è quello sempre offensivo, anche se ieri l'ho visto abbastanza in difesa, però penso che il calcio di oggi non si può sempre pensare ad essere propositivi, bisogna anche pensare alla fase difensiva, e una volta andato in vantaggio anche lui ha ritirato un po' i remi in barca, come deve essere giustamente, e poi bisogna vedere anche l'avversario se ti costringe ad arretrare, quindi diciamo è stata una bella partita veramente. Chi vince l'europeo per Giancarlo Antognoni? Spagna. Tante personalità del mondo del calcio e dello sport ieri al trofeo Fair Play Menarini, in occasione della cena di gala che si è tenuta alla Piazzale Michelangelo a Firenze, in uno scenario eccezionale. C'era anche Federico Buffa, volto e voce di Sky. Le sue considerazioni. Non è tanto il valore che attribuisco io, ho guardato chi l'ha preso. Le persone che si vedevano sullo schermo mentre eravamo qui a cena.
Evidentemente c'è una logica di questo premio che è intoccabile, ovvero se tu dici fair play vai a toccare i gangli vitali della storia dello sport. La parola sport deriva dal latino exportas, ma naturalmente non è una parola italiana, è una parola franco-inglese, e loro inventano l'idea di sport, quello contemporaneo, e gli inglesi, che hanno il possesso di buona parte dello sport, ritengono che gli arbitri non servano perché un gentiluomo inglese è in grado di stabilire che cosa sia fallo o no, quale sia il comportamento corretto o no. La storia gli dà palesemente torto, però il concetto di fair play esiste. E guardando recentemente una partita dell'Europeo, ho notato che anche se giocano squadre che non vogliono giocare la partita, vogliono metterla solo sul piano fisico, una serie di battaglie in zona del campo per creare il gioco che gli altri più tecnici non vogliono fare, in realtà nello spirito originario del gioco questo non ci sarebbe. Gli unici che però lo prendono sono gli americani. Gli americani non guardano il calcio italiano, europeo, mondiale, se non in piccole frazioni, lo guardano soprattutto le donne americane, perché non ritengono che sia possibile, soprattutto amando così visceralmente il football, il loro, che i calciatori simulino in quel modo. Vi ricordo che nella loro lega, se tu stai per terra e viene dentro un sanitario, per 2 minuti non giochi. Recentemente Lionel Messi è stato per terra, la punizione l'ha battuto un altro e ha fatto gol al suo posto, e Lionel ha perso la testa dicendo assino se asse. Ma se vuoi convincere gli americani, fai vedere che una spallata qui di questo livello non è una gomitata in faccia per cui cadi, perché gli americani guardano il football, che pur essendo lo sport più atletico, forte, condizionato dalla fisicità del mondo, ha delle regole ben precise su quello che puoi fare e non puoi fare. Il calcio da questo punto di vista in America non sfonda, se questo diventa buttarsi per terra tenendosi le braccia sulla faccia. Federico, ti chiedo delle lacrime di Cristiano Ronaldo, non so se hai avuto modo di vedere la scena, il rigore sbagliato, poi questa grande emozione che ha fatto trasparire uno come CR7, che di solito è glaciale, e alla fine poi ha segnato anche il rigore. Quando siamo andati a Madeira a fare la storia su di lui, prima l'abbiamo fatta sul selciato dove giocava, okay, e la palla andava in discesa, poi Madeira è difficile, e poi a Londorigna dove lui ha calciato per la prima volta e ha fatto i primi gol, in realtà era noto come Joron, perché piangeva sempre, non ha mai smesso di piangere dai 5 ai 38 anni per qualsiasi cosa che gli succede in campo. La cosa sorprendente è come si riprenda dal pianto, perché il rigore che ha battuto quello dopo secondo me è stato enciclopedico, e si è scusato, dice potevo batterlo prima e lo so, sono fatto così. Tanti premiati qui al premio Fair Play Menarini, nomi... C'è un errore però. Nomi importantissimi, insomma, Federico Buffa, sono le storie di Federico Buffa. C'è un aneddoto, una storia che ti lega a uno di questi personaggi? C'è Didier Drogba, c'è Samuel Eto'o, c'è insomma bandiere importantissime dello sport mondiale. Paradossalmente quello a cui sono più legato da un punto di vista narrativo giornalistico non è un calciatore, bensì è il Beli, che ho seguito tante volte negli Stati Uniti, anche nell'anno in cui ha partecipato a vincere un titolo NBA, dove ha avuto un ruolo importante, perché un conto è avere dei numeri di un certo tipo in una squadra che, diciamo così, sta nel fondo della classifica. Un conto è averli San Antonio Spurs, un conto è averli dove i punti non si contano ma si pesano, e queste cose cambiano tutta la percezione che si ha nell'NBA di un giocatore. Non mi interessa se segni 12 punti in una squadra che gioca su 48 minuti, 35 minuti inesistenti. Fammi vedere che li fai quando interessa a me. E il Beli, da questo punto di vista, è stato il miglior italiano di sempre nell'NBA, perché lui, a differenza di tutti gli altri, non so Simone secondo me anche l'aveva vista, quando è arrivato nell'NBA aveva già visto centinaia di partite NBA perché è un appassionato. Mentre altri, tipo Bargnani, la prima partita che hanno visto è anche quella che hanno giocato. E questo conta tantissimo nella cultura di un luogo che comunque rispetti in un certo modo, se tu sai già che cosa ti chiederanno, se parli la lingua di gioco indipendentemente dall'inglese che parli, ma se parli la lingua del gioco come postura. Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.